a quale livello... Come Mewtwo? Qualcuno lo fermi per piacere. Ok, prima di iniziare vi avviso che praticamente durante la registrazione, siccome io sono un dio dell'editing, ho sovrapposto la facecam al video effettivo. Di conseguenza poi per tagliare la facecam ho dovuto tagliare un pezzo dello schermo e quindi nulla, hashtag re dell'editing e godetevi il video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 17° episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la nostra 8ª medaglia ed eravamo prontissimi ad andare verso Via Vittoria, ma prima, signori miei, dovevamo ottenere la MN08 che contiene Cascata, che ci verrà data niente po' di meno che da Red. Ciao Creepy, sono venuto qui per comprare alcuni oggetti per prepararmi alla battaglia con il capo palestra Wesley. Cosa? Hai già ottenuto la medaglia? Non è possibile. Ash era qui e mi ha detto di darti la che qua è MN07 perché la 08 è sub, giustamente. Comunque, signori miei, mentre insegno questa mossa a John Frog, vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie e un commento rispondendo alla domanda del Cristo Dio, devo levare per forza Rain Dance. E nulla, signori miei, mi vedete col cappellino perché i miei capelli hanno deciso di prendere possesso del mio corpo. E tra l'altro, ecco, mentre ci avviamo, un'altra cosa vi devo dire. Forse noterete un miglioramento dell'audio, questo perché in realtà non è che è migliorato l'audio, ma di fatto era peggiorato un po' di tempo fa, perché il microfono faceva una sorta di suono gracchiante a volte, come se la traccia audio del mio microfono venisse in un qualche modo troncata a un certo punto, no? Non è che fosse bruttissimo, però ogni tanto, soprattutto con le cuffie, ho notato che si sentiva un po' di fastidio. Magari non ve ne accorgete nemmeno, ma secondo me se provate a confrontare l'audio di adesso, che è quello di prima... No, tu no, perché la Madonna Cristo e Dio? Allora, fermi, finisco il discorso. Appunto, confrontando l'audio dei video precedenti con quello di quelli, diciamo, dei video fino a ieri, praticamente, ecco, si nota la differenza. Questo perché avevo sbagliato dei settaggi del microfono che avevo alzato per parlare su Discord con Luke e gli altri. E nulla, adesso dovremmo essere a posto, l'audio dovrebbe sentirsi meglio. E quindi nulla, mi fa piacere, c'è Solana, perché? Tu non dovevi allenare i tuoi Pokémon per farli diventare bellissimi? Ciao Creepy, il mio amico Lunik ti sta aspettando. Oh Cristo Dio, devo... Stop. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo pronti per tirare sprangate sulle gengive a Lunik che dovrebbe trovarsi qua dentro. Eccolo lì, io non so perché tu esisti, caro mio. Finalmente, Creepy, sei venuto qui per affrontare... Ah, per affrontarmi per il titolo del miglior allenatore di Zeri? Cioè, in realtà no, sei scarsissimo, caro mio... Urco Giuda! A quale livello me lo stai dicendo? A quale livello... Come Mewtwo! Qualcuno lo fermi, per piacere! A che livello c'hai i Pokémon? La droga proprio. Non mi colpire, non mi fare male, muori. Ok. Perché sei così forte tu? Oh bravo, vattene a casa e via. Allora, torniamo indietro. Oddio raga, allora io i Pokémon non li ho allenati perché sostanzialmente sbatta, non ne avevo. Ovviamente per la Lega li alleno perché se non sbaglio il campione ce li ha tipo all'80, una roba del genere. Quindi mi farò un allenamento super intensivo. Allora, riprendiamo per un attimo set. Voliamo a Draygriff City. Perché, sì, non possiamo ancora volare là, giustamente. E nulla. Spero che questa serie continui a piacervi. Spero che in queste battute finali la stiate sostenendo a dovere con un bel mi piace. E nulla, signori miei. Vi informo, tra l'altro, che non sono ancora sicuro se proseguire la serie. Nel senso, se fare la seconda Lega. Oppure se iniziare qualcosa di nuovo, fatemi sapere voi nei commenti qua sotto, perché fosse per me, in realtà è uguale, cioè da un lato vorrei iniziare qualcosa di nuovo per dare una ventata fresca al canale, ecco. Dall'altro lato questa serie è davvero bellissima e mi sta prendendo tantissimo, quindi sarebbe anche un po' triste lasciarla così a se stessa. Quindi non lo so, decidete voi, la palla aspetta
Si diceva, vi passo la palla a voi, sì, una roba del genere. Comunque, Victory Road. Eccoci qua. Furia e Storm, non abbiamo le cose, perfetto. La mia vita fa sempre più schifo ogni giorno che passa. Datemi qualcosa da buttare, tipo, chi utilizzerà mai una mossa di tipo coleottero? Oh, datemi la Full Restore. Ok, iniziamo ad affrontare gli allenatori, poi appena finisce l'effetto del repellente, ragazzi, ovviamente. Non è che avete qualche altro leggendario per caso da qualche parte, no? Visto che ne avete pochi, magari ne avete dimenticato qualcuno. Non lo so, Solgaleo, Lunala, dove sono? Come? Se pensi che tu possa sconfiggere i Pokémon, i Super 4 di Zeri con dei semplici Pokémon, sei maledetto, sei morto male? Grazie per il complimento. E nulla, proseguiamo con questi allenatori. Comunque vedete la clamorosa disparità tra gli allenatori della Via Vittoria e rivali barra capi palestra, una cosa che sinceramente non mi è piaciuta. Vaffanculo, te non ti raccolgo neanche per sbaglio. È molto pericoloso qui. Ah, ok, t'hanno fatto schiattare lo Snorlax, ottimo. Ok, cattura, signori miei. Vediamo un po' che ci capita. Davvero? Allora, premettendo che è randomizzata, ma Totodile noi l'avevamo già, quindi non vale come cattura. Ma cosa? Cosa? Perché? Ma mi state pigliando per il culo? Ma porco due. Ma no, ma che schifo. Ma dopo tutto quello che è venuto fuori lui? Ma sei serio? Vabbè. Lo chiamo Piqui. Perché P dove? E P qui? Dove? Qui. Consigliatemi dei metodi di suicidio indolori, gentilmente. Detto ciò, proseguiamo attivando un repellente, ovviamente, perché io non ho intenzione di incontrare altri cancri. E nulla, proseguiamo, vediamo il livello di questi qua. Krogan, che livello 44. Sarà facilissimo buttare giù questi allenatori della Via Vittoria. Cheat, adesso arriva, non lo so, Gesù e la Madonna e mi sciottano. Tu sei quella di prima che si è teletrasportata, ottimo. Tu, vediamo un po', l'Iron Rock Smash. Cosa hai fatto, scusa? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Hai mandato in campo John Frog, hai sbagliato. Ok, Tylove e giù anche lui, perfetto. Allora, sì, spero che ci sia qualcosa di più emozionante che battere tutti sti allenatori da merda. Intanto, Bulkup. Fermi tutti. Se io lo do a John Frog, questo mi diventa Cristo sceso in terra, lo sapete, vero? Però cosa gli levo? Andrò dall'eliminamosse, ragazzi, toglierò Waterfall o Surf, ma penso Waterfall. Fatemi vedere un attimo la potenza. E gli insegnerò, sì, probabilmente prima del prossimo episodio, dato che oggi voglio assolutamente finire la Via Vittoria. Dovessi fare una parte di 30.000 anni. Per la prossima parte, per la Lega Pokémon, vi porterò i Pokémon, diciamo, oltre che allenati, ovviamente, e quello mi sembrava ovvio, anche con delle sostanziali modifiche ai moveset nel frattempo, questo Butterfree. Però io sinceramente contavo un pochino di allenarmi in questa Via Vittoria, no? Perché speravo in degli allenatori vagamente forti, invece sono tutti scarsissimi e non mi allenerò per nulla. Comunque, ora come ora, non so a che livello allenare i Pokémon, penso che li porterò attorno a un 65, anche se è poco, intanto Firestone, ma cosa ci serve a noi una Firestone? Armaldo, Water Pulse, giù, perfetto. Gabite, e Gabite Ice Beam per 4 con un Pokémon di 10 livelli superiore, mi sa che muori. Gennaro Bullo, sei tu. No, sei un'altra persona con un discorso uguale agli altri. TM42 che contiene faccia, facciata. È un'ottima mossa, signori miei. Lucario nel frattempo. Water Pulse, aia. Muori, muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Golem efficace per 4 di Ice Beam, non hai vigore. Godo. Braviary, stesso discorso. E giù. Perish Song potrebbe essere utilissimo, ma penso, signori miei, che l'intelligenza degli allenatori di Light Platinum sia l'italiano, grazie, Creepy, sia sufficiente appunto da fargli switchare i Pokémon nel momento in cui arriva un Perish Song. Quindi forse non ha sta grande utilità. Bellissima la Via Vittoria che si sviluppa anche fuori. Farai schifo nel cervello proprio. Kenta, Floatz è livello 64. Dio mio, questi mi fanno sempre più paura. Allora, Giga Drain. Forse avrei dovuto. Più che altro, raga, ho controllato i livelli degli allenatori della Via Vittoria. Perché
senza considerare il fatto che c'erano che potevano esserci dei rivali là dentro. Quindi in realtà questa situazione qua, tra l'altro tutto distrutto e devastato, potrebbe essere abbastanza pericolosa, ma non penso sia finita così la via Vittoria. Cioè, se no ho fatto un episodio lungo tre cazzi praticamente, tre cazzi cinesi. Flamethrower e giù, perfetto, Sharpedo, se magari mi sveglio e switcho. Sapete che non sarebbe poi una cattiva idea? No, non hai capito nulla. Tu muori. Olè, perfetto. E il prossimo è Magmo. Ma perché sono stupido? Allora, Divimove, Thunder. Perché hai fatto Thunder Punch? Ma ti prego, ma curati nella mente che stai male. Allora, diamo il Fortunuovo a Divimove. Ma no, non penso che la mia vittoria sia così corta. Anche perché altrimenti è proprio un episodio di, cioè, di 12 minuti. Capite che non è che sia proprio il top. No, Divimove, non puoi fallire Rock Climb. Perfetto. Ho un Door giù anche lui. Olè. Livello quasi. Cresselia è tornato. Non lo vedevo da troppo tempo. Mi sembrava strano. Ok, mi sta mettendo un pochino in difficoltà. Sì, se c'hai la mamma stronzissima, muori. Moonlight. Sta salendo la bestemmia, eh? Non so se si era capito dalle mie facce. Muori! La levitazione. Cristo! Trash! Trash, cosa ho detto? Muori, ti prego, muori. Ok, non penso di essermela rischiata. Ok, penso di essermela rischiata fin troppo. No, non dimmi che. Che figli di puttana. Bello questo. Questo mi è piaciuto. Ultra Ball. Ah, fate schifo, vi prego. C'è modo da insegnare su Bajan Frog. Che cazzo gli levo adesso? Ipnosi. Fermi. Sì, allora, devo ragionare. Devo andare con calma. Allora, con calma e ragionare su ciò che è meno peggio. Ora, Ipnosi è una mossa che dubito io possa compensare con qualcun'altra, nel senso che non ci sono mosse che possono, diciamo, in un qualche modo essere simili, ecco. Ma ad esempio, forza. Quanti PP avrebbe? 80 contro 85 è una buona probabilità di causare paralisi. Oh, premettendo che la cosa mi fa salire lo scazzo, però io tolgo ipnosi, raga, perché alla fine c'ho Sasha che addormenta. C'ho Sasha che addormenta con Dazzling Gleam, quindi forse non sarebbe così utile. Nel frattempo, ciao, pesce di merda. Ok, dive. Wow. Qua ci farò uno screen sicuro. Tra l'altro questa è una nuova zona, quindi nuova cattura? Oh! Comeback pure lui! Comeback pure lui! Entra nella Pokéball! Tu sei Torch! Torch! Spazio come si faceva in sto Pokéball? Ok, Torch Junior! Signori miei, il ritorno pure di Torch, mamma mia, ma qu quante ne sa Torch? Quanto è forte. Comunque, allora, super repellente di qua. La Madonna, quanto è grande sto posto. Ma aspettavo qualcosa di più corto. Decisamente più corto. Ok, le porte sempre con il loro. Ok, qua penso qua penso che ci sia la cattura di un leggendario, mi puzza sta cosa. Proviamo ad andare dall'altra parte a sto punto. Non hai capito nulla. Lo sapevo io, lo sapevo. Proviamo ad andare di qua. Ok, si prosegue. Ottimo. Che sei? Ah, è una nave affondata. Penso, eh? Penso che sia una nave affondata. Ottimo, mi fa piacere che i mari di questa regione siano sicuri. Un'altra nave affondata, però, dico, c'è un cazzo da fare. Ah, no, non è vero, si può tornare su di qua. Ok, perfetto, eccoci qui. Victory Road, siamo tornati. No, torna qui, perfetto. Ok, ciao. Sei bellissimo, però dovresti levarti dal cazzo perché altrimenti io non posso proseguire. Giuro, John Frog, ma è il John Frog cinese, muori.
Olè, Crowdont, giù anche lui, mi fa davvero piacere. E Shelgon, Cut, Quick Attack, Pursuit, c'è la mamma troia. Olè, quasi livello 57 per coso. Tu? Ok, c'è tantissima gente che sta cercando di insegnare surf ai propri... No, non puoi sfidarmi adesso. C'ho i Pokémon deboli. Allora, Rock Climb, High Jump Kick. Minchia, non gli faccio una sega. Fermi, switchiamo e mandiamo John Frog. Heat Wave, ok. Waterfall. E giù il primo, perfetto, con un critical inutile. E poi Credili. Sasha in teoria con un Ice Beam, raga, dovrebbe essere indicato, vero? Ah, retto, ha retto, aia! Ice Beam, ok, è morto, perfetto. Forse avrò perso contro di te, ma posso ancora battere i Super 4 a tutti i costi. Ok, perfetto. Ergo immagino che... Lega Pokémon. Perfetto. Allora, signori miei, la parte è durata relativamente poco, quindi direi che adesso facciamo una bella cosa. Tra l'altro, wow, quanta gente, quanta bella sta lega. Ottimo, fermi, fatemi parlare un po' a tutti. Tu, che dici? Ok, oggi compierai il tuo sogno, mi fa piacere. Super 4 stanno facendo qualcosa di arcano. Ah, ok, perfetto, là dentro ci sono luoghi per curare i Pokémon, mi fa piacere. Il tuo Shinx sta scopando, benissimo. Ehi, cos'è sta roba? Ma dai, ma sembrano tipo che sono stati incarcerati, invece sono tipo delle rappresentazioni. Vabbè, comunque. Per accedere alla Lega si va da questa parte, ci sono dei figli di bottana lì così che eviterei per ora. O forse adesso ci parlo. Comunque, ma sì raga, direi di parlare a loro. E poi dopo aver parlato a loro, che non so cosa vogliano, però ci parliamo. Dopo stoppo l'episodio e nel prossimo vi faccio vedere, prima di affrontare gli interi, tutti e quattro i Super 4, vi faccio vedere appunto i Pokémon con il nuovo moveset. Quindi, ciao Creepy, voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto aiutando la società Pokémon. Ci siamo molto grati e speriamo che tu veda... Speriamo di vederti al prossimo campionato Pokémon. Wow, chissà perché me lo sarei aspettato. Nidoking contro Tarzan, io switch subito, è la prima cosa che faccio, ma proprio di repente. No, aspettate, di repente è spagnolo. Ok, ho confuso l'italiano con lo spagnolo, questo non è un buon segno. Creepy Stories sta letteralmente impazzendo. Kingdra, proviamo con Sasha, proviamo un bel Ice Beam diretto. No, l'ho preso in culo. Buttalo giù, buttalo giù. Ok, perfetto. Sconfitto anche Diamond. Ottimo. Puntini, puntini, puntini. Devi essere davvero forte per avermi battuto così facilmente. Wow, questa è stata una battaglia perfetta, Creepy. Sei un grande allenatore. Ti aspetterò al campionato. Ciao, amico. Alla Kazama usa teletrasporto. Ah, con che... Proprio con la cattiveria che contraddistingue gli allenatori Pokémon. Comunque, signori miei, io spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Lo so che è durato poco, però nel prossimo ci rifaremo, dato che verrà fuori un 30 minuti di episodio all'incirca. E nulla, rispondete alla domanda del giorno, passate ai social che saranno in descrizione. E noi ci becchiamo in un prossimo video.